Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, dove vi mostrerò come far suonare dei floppy con Arduino. Quindi abbiamo bisogno di Arduino 1 e dei floppy disk. Quindi come prima cosa andiamo a rimuovere la parte superiore del floppy, che non ci servirà. Noi avremo bisogno della testina, che sarà proprio quella che suonerà, e il motore. Qui abbiamo quattro pin, a noi ci interessa il pin 3 e il pin 4. Quindi possiamo prendere il cavo di alimentazione e lasciare solo il rosso e il nero. Dove andremo a collegare i 5 volt. Al pin 3 il nero e al pin 4 il rosso. Poi abbiamo il pin 1, pin 2, 3, 4, 5, 6 e via dicendo. L'ultimo è il 34. Quindi l'ultimo pin in alto a destra è il 34. Una volta che diamo l'alimentazione al floppy, non rimarrà acceso, quindi dobbiamo stimolare noi l'accensione utilizzando dei semplicissimi jumper che si possono trovare facilmente su hard disk e lettori CD. O altrimenti possiamo unire i due contatti e li saldiamo. Il pin per far accendere il floppy è il pin 11 e il pin 12. Quindi questo farà accendere la luce. Dopodiché ci interessa il pin 17, 18, 19 e 20, dove il pin 17 e il pin 19 andranno a collegarsi a GND di Arduino. Ora prendo un floppy già pronto. Io ho saldato i fili, ma possiamo utilizzare anche dei spinotti. Per evitare di utilizzare un cavo in più, ho unito il pin 17 e 19 tra di loro e li ho saldati a un unico cavo. Questo è GND. Così ho preparato due floppy. Vediamo insieme il primo passo. Prendiamo la scheda Arduino e andiamo a collegare i due GND dei floppy. Prima uno e poi l'altro.
Ora andiamo a collegare il pin 18 e il pin 20 del primo floppy. Il pin 18 lo colleghiamo all'uscita 3 e il pin 20 lo colleghiamo all'uscita 2. Del secondo floppy, il pin 18 lo colleghiamo all'uscita 5 e il pin 20 lo colleghiamo all'uscita 6. Ora i due floppy sono collegati alla scheda Arduino. Dobbiamo solo dare l'alimentazione ai floppy. Adesso abbiamo montato la parte hardware. Andiamo a vedere per quanto riguarda la parte software. Una volta che avete scaricato dalla descrizione i file che vi ho allegato, vi ritroverete diverse cartelle. Iniziamo ad installare Arduino, poi installiamo JDK. Ovviamente questo va in base al se il vostro sistema è 32 o 64 bit. E poi installate NetBeans. Una volta installato NetBeans, andiamo su RXTX Windows e andiamo a copiare serial.dll dentro computer, C, programmi, Java, JRE, bin e andiamo a incollare qui. Poi andiamo su, sempre su RXTX e andiamo a copiare RXTX.com. Dentro la cartella lib X. Poi dobbiamo caricare la libreria su Arduino. E la copiamo infatti su computer, C, programmi, Arduino, libraries. E la andiamo a incollare qui, insieme alle altre librerie. Ora non ci resta che caricare lo sketch sul programma di Arduino. E facciamo partire NetBeans. Andiamo su File, Apri progetto, Moppy. Java, Moppy Desk. Facciamo apri progetto e una volta che avrà caricato possiamo premere il tasto play. Dobbiamo spuntare i numeri da 1 a 8 e selezionare l'uscita di Arduino. Poi andiamo sul tasto connetti e non ci resterà che caricare la canzone. Una volta che avrà caricato, possiamo fare start. E il floppy inizierà a suonare. Vi ringrazio di aver visto questo video. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lo potete condividere e iscrivervi al canale. Grazie, al prossimo video.